io non voglio mettere l'apparecchio per i denti. Poi la gente si chiama bocca di ferro e faccia di metallo. No, oh, andiamo, riuscirai a sopravvivere. Aiutami con la lampo. Oh, aspetta un momento. Barbie, ma come sei ridotto? Dai, siedi. Siedi sul letto. Ma che schifo, hai cioccolato spalmato ovunque. Ah, fermo, lo so, non toccarmi. Per sfruttarti meglio. Guai a te se mi tocchi, Buddy, dico sul serio. È la prima volta che hai bisogno del mio aiuto. Sì, beh, ecco, questa è un'emergenza. Ora la bocca. Va bene, su, coraggio, aiutami. Accidenti, o questo vestito è diventato troppo stretto oppure stai diventando troppo... Come? Attento che rischi grosso. Grassa. Grazie, signore. Bene. Sposerei Peter. Come ti è venuta quest'idea? Non sei mai uscita con lo stesso uomo più di una volta? Dì a Peter che sarò giù tra un secondo. E pulisciti bene la faccia. Grossi sputi, verdi e intestini viscidi, carne di scimmia putrida, zampette di uccellini esotici, ma io il cucchiaio non ce l'ho. Ciao, Buddy. Ciao, Peter. Come va? La mamma sarà pronta tra un'ora. Deve essere una cosa seria. Sì, una grossa operazione chirurgica al viso. Ti ho sentito, sai. Scendo subito. Va bene. Potresti anche non riconoscerla quando la vedi, ma niente paura, è lei. Posso vedere la pistola? Non l'ho portata. Perché no? Non sono in servizio, non è permesso. Allora se adesso entrasse un cattivo da quella porta, tu non faresti niente. Non ho detto questo. Hai appena detto che non è permesso. Ciao. Ciao. Salvato dalla babysitter. Eccomi qui. Sei puntualissima, grazie. E tu fai il bravo, capito? Va bene. Buonanotte. Oh, Buddy. Che c'è? Non avevamo fatto un accordo. Mamma, perché la fai tanto lunga? Va bene, lo so, però farò attenzione. Ti voglio bene. Buonanotte. Ciao, mamma. Ci vuole un po' per arrivarci. Direi che è abbastanza fuori mano. Questo posto è inquietante e romantico allo stesso tempo. E come mai lo conosci di un po'? Fa parte del mio piano per conquistarti. Attento! Sarà stato attratto dai fari. Già. C'è qualcuno. È quello strano uomo che vive nei boschi. È tutto a posto. Spero di non perdere la prenotazione del tavolo. Aspetta. Faccio io. Prego. Benvenuta a Chez Peter Barnes. Beh, ecco. È davvero molto, molto carino qui. Sì. Dammi il tuo cappotto. Grazie. Sei la cosa più bella che mi sia mai capitata fino ad oggi. Prego, accomodati. Grazie. Non mi avevi detto che abitavi quassù. Quando ero piccolo, venivo sempre qui alla miniera con mio padre e passavo tutta la giornata a camminare tra questi boschi finché non sentivo il suono della sirena. Poi un giorno mio padre morì e mi lasciò questo camper. Lo so che non è molto, però è mio. Ho sempre pensato che un giorno l'avrei usato per andarmene. Io non credo di volermene andare. Questo è il primo posto in cui Buddy e io ci siamo sentiti veramente a casa.
al nostro futuro. Babysitter che avrei fatto tardi. Bene. Mamma, mi dici cosa hai mangiato? Bistecca. E tu dovresti dormire già da un pezzo. Domani devi andare a scuola. Ne hai portata una anche a me? No. Perché no? Perché sono una grande egoista. Perché non hai sposato il mio papà? Perché lui non ha mai voluto sposarmi. E lui non è mai venuto a trovarmi? Mm-hmm. Il giorno in cui sei nato. Io non lo vedrò mai più, non è vero, mamma? No. Credo proprio di no, Patty. Sai una cosa? Cosa? Se fossi più grande, ti sposerei io. Ma che bel complimento. Posso dimenticare l'apparecchio per i denti? Oh. Buonanotte, Buddy. Buddy? Sei a casa? Buddy! House è ancora qui? È dentro. Un'autopattuglia si rechi sulla provinciale 26 all'altezza. Ciao, Pete. Come stai? Bene. Per quanto tu ne sappia, Buddy aveva motivo di scappare di casa. Andiamo, lei lo conosce bene. Sì, è vero. Stiamo setacciando tutta la città. Controlliamo porta a porta. Buddy aveva problemi con la scuola. Sì, ecco, lui non si voleva mai alzare al mattino. Beh, se assomiglia ai miei figli, probabilmente sarà a casa di un amico a giocare con i videogame. E giocando si sarà dimenticato dell'ora, tutto qui. Abbiamo contattato tutti i suoi compagni di scuola, ma niente finora. Ai ragazzi piace prendere la scorciatoia del bosco per tornare a casa. Scommetto che l'ha fatto anche lui, vado subito a controllare. Oh, Peter... È sicuramente successo qualcosa di terribile, me lo sento. No.
grossi sputi verdi e intestini viscidi, carne di scimmia putrida, zampette di uccellini esotici. Mamma! Aiuto! Aiuto! Mamma! Aiuto! Perché qualcuno dovrebbe rapire Buddy? È assurdo! Ma che diavolo sta succedendo? Non lo so, Sam. Io possiedo soltanto un piccolo negozio. Dove accidenti li vado a trovare? $50,000. Povero Buddy, starà morendo di paura. Siamo venuti prima possibile. Sam, questo è l'agente speciale Graham dell'FBI. Piacere. L'agente Kurosaka. Molto lieto. Sappia che l'FBI in casi come questi può vantare un'alta percentuale di soluzioni positive. Ultimamente ha notato qualcuno davanti al suo negozio? Qualcuno l'ha seguita? No. Negli ultimi mesi qualcuno è entrato nel suo negozio solo per parlare e non per comprare? No. Qualcuno ha mostrato un interesse speciale per Buddy offrendosi di fare delle cose per lui, portarlo da qualche parte? No. All'inizio di ottobre la maestra di Buddy ha notato che il bambino aveva dei lividi sulla schiena. Me li può spiegare? Era stato placcato duramente durante una partita di football. C'era anche mio figlio, sono stati pestati tutti. Come si chiama il padre di Buddy? Corky. Jeff Corcoran. Lei sa dov'è? No. Quando l'ha visto l'ultima volta? Oh, per circa 60 secondi dopo la nascita di Buddy. Poi, 2 anni fa, ho ricevuto una sua cartolina da un paese della Svizzera. Si era messo con una fanatica dello sci. Da allora più niente. Perché non cerca di riposare? E come riuscirò a trovare i $50,000 di riscatto? Pagherò io qualunque cifra chiede il rapitore. Anche 50 volte quella cifra. Qualsiasi cosa, non importa. Per me i soldi non sono un problema. Lei chi è? Sono il padre. Tu che dici? È andato da quella parte. Credo.
Sentite qui. Se vuole ritrovarlo vivo, niente trucchi. La sua vita è nelle sue mani. Non è diverso dal primo avviso. Stessi caratteri, tagliati e incollati. Spedito da Wolf Creek. Niente impronte, nessuno ha visto niente. L'auto si deve fermare esattamente a 2 miglia a nord della statale 126 sulla Beaver Creek Road. Ditemi, come faceva a sapere di quella strada? Non è su nessuna carta. Sono almeno 40 anni che non è più su nessuna carta. Quindi, abbiamo a che fare con un individuo che se ne va in giro a cercare strade che non sono segnate sulle carte. Si tratta probabilmente di un uomo bianco, sui 30 anni, con un orario di lavoro flessibile. Qualcuno che può muoversi tranquillamente e andare a prendere Buddy in qualsiasi momento. Stiamo anche controllando tutte le persone con precedenti penali, ma fino ad ora niente. Qui sono stati chiusi dei mulini e anche la miniera è stata chiusa. Tante persone senza lavoro e senza futuro. Questo comporta dei rischi. In città sono in molti a sapere che suo padre è un uomo ricco. No, è andato via quando avevo 5 anni. Non ne ho mai parlato a nessuno. Dov'è quell'elenco del suo giro di affari? È un elenco piuttosto lungo, ma sta arrivando. Voglio anche un elenco dei suoi ex dipendenti. Voglio sapere quanti sono stati licenziati e quando. Sarà un elenco ancora più lungo. Beh, chiunque sia stato, conosceva i suoi orari e l'entità del suo conto in banca. Signora Allian, volevo avvisarla che è tutto pronto. La posizione dell'FBI è sempre stata quella di non cedere alle richieste dei rapitori. Ma se non gli consegneremo il denaro... Ha detto che ucciderà Buddy. Signor Allian, una volta preso il denaro, non avrà più nessun motivo di tenere in vita il bambino. Senta, se dovesse andare storto, lei perderà solo un caso, ma io perderò mio figlio. Consegneremo quel denaro. E voglio essere lì quando lo farete. È stato lei a mettermi in quel buco. È stato lei. Lei chi è? Perché non dice niente? No. Signore, voglio andare a casa mia. Può telefonare alla mia mamma? Per favore. Non c'è il telefono. Allora può accompagnarmi con la sua auto in città. Io abito al 218 di Maple Street, Long Creek. Non ho macchina. Ma io... devo andare subito a casa. Devo vedere la mia mamma. Non ce la farei io con questa tormenta. Figuriamoci tu. State indietro, per favore. Chiudiamo il nostro collegamento in attesa di ulteriori sviluppi. La cosa più logica sarebbe quella di seguire questo sentiero. Pensate di usare gli elicotteri? Ci sia già una squadra di ricognizione pronta ad entrare in azione. Ecco, voi, tenetevi pronti. La signora Allian, scusi, vorremmo sapere, può rispondere a qualche domanda? È vero che ha ricevuto una lettera con la richiesta di riscatto, signora? Vieni, aspettavamo solo te. Vogliamo sapere a che punto sono le ricerche. A quanto pare si tratta di 50.000. Allora, ci siamo tutti? Bene. Ognuno di voi conosce la sua postazione. Sì, signore. Sì, signore. Ci sono altre strade nei dintorni che non sono segnate sulle carte. Che dici, Peter? Una vecchia strada dei boscaioli a un miglio dal luogo della consegna, senza uscita. Non ce ne sono altre. Siamo pronti, certo. Se il tempo dovesse peggiorare, riuscirete a vedere? I delinquenti non riescono a vedere meglio di noi. Potrebbe peggiorare. Si direbbe che stia già nevicando su quelle montagne. Va bene. Il denaro? Comunica alla squadra di entrare in azione. Spero tanto che prendano presto. Quel poverino sarà terrorizzato. E pensa a quella povera madre. Andate. Sembra che la madre non sia da...
Ehi, prenderemo quel bandito. Tranquilla. Buddy ti farà disperare di nuovo prima che tu te ne accorga. D'accordo? Te lo prometto. Perché qualcuno non va a prendere il caffè? Qui si muore di freddo. Vado io. Mi accompagni tu, Billy. Speriamo che le linee telefoniche non siano troppo intasate per dare il pezzo al giornale. Ci sono un mucchio di gente. È un vero esempio di solidarietà. Ne vuole? Non ho mai visto nessuno masticare tanta gomma come lei. Mi aiuta a perdere il vizio del fumo. Gli altri vizi però non me li toglie. Quando avete finito quei vostri... Questo tempo fa schifo. Portate anche qualcosa da mangiare, il mio stomaco brontola. E adesso che facciamo? Sto scaricando la batteria del cellulare. Aspettiamo. Così smetti di rompere con quell'apparecchio. Questo non è per te. Ciao. Da questa parte. Ti dispiace se... No, figurati. Ti ho portato del caffè. Ti scalderà le ossa. Grazie. È molto brutto quello che ti è successo. Non riesco a immaginare quello che stai passando ora. Grazie per i soldi. Te li restituirò presto. Oh, no, 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 no. Non voglio che tu me li restituisca. Lo voglio io. Allora... Come se la cava Buddy a scuola? Molto bene. Ah, davvero? Fa sport? Vuole entrare a giocare nella squadra dei Braves. Vive nello stato di Washington e vuole andare a giocare con i Braves. Magnifico. Ora non saremmo qui a parlare di questo se avessi seguito il tuo consiglio e avessi abortito. Non credi? Sono ancora bagnata. Non importa. Senti, sei proprio deciso, dovresti almeno mangiare un po' prima di andare via. Non mi importa, me ne vado. Aspetta un secondo. Ho visto che vuoi uscire. Sarà meglio che metti questi. Signore, può aiutarmi? Per favore. Papà! Papà, puoi aiutarmi? Per favore, papà. Signore, mi sente? Signore? L'ho
Lei sa chi mi ha messo in quel buco sotto la neve? No. Crede che sia ancora là fuori? Non ne ho la più pallida idea. Da che parte è Long Creek? Segui il sentiero vicino alla catasta di legna. Ti porterà dritto la statale. D'accordo. Rispondete. Lei ha figli? Ripeto, fase 5. No. Sono sposata al mio lavoro. I bambini dovranno aspettare. Non sempre però lo fanno. No, immagino di no. Suo padre ha mai cercato di avere la custodia di Buggy? L'unica cosa che mio padre ha voluto è stata la custodia dei suoi rivali in affari. Strano, vero? Che cosa? Che dopo tutti questi anni all'improvviso si sia interessato a suo nipote. Lo scorso anno suo padre ha avuto un infarto. È stato tra la vita e la morte. Questo cambia una persona. Lei come sa queste cose? Noi non lasciamo mai nulla al caso. Questa è appena arrivata a casa della signora Allian. Che succede? Un'altra richiesta di riscatto. Adesso il rapitore vuole $500,000. Peter! Peter! Il denaro non c'è più! Cosa? D'accordo, d'accordo, va bene. Ce l'ha soffiato proprio sotto il nostro naso. Sta riportando Buddy da me? No, non ancora. Ha spedito una seconda richiesta di riscatto prima di ritirare il denaro. Molto sicuro di sé il bastardo, non credete? Sicuro di sé o disperato? Comunque per me è un fatto nuovo. Non fare commenti. Ad ogni consegna di denaro si espone sempre di più. Che diavolo avrà in mente? Penserà di certo. Perché fermarsi a 50,000? Ma come fa a sapere che potrebbe esserci altro denaro? I 50,000 erano solo un assaggio. Appena ha saputo dell'intervento del signor Allian, ha rilanciato. È convinto che riuscirà a avere quei soldi. Non gli daremo niente finché non avremo le prove che Buddy è ancora vivo. Ciao, Sally. Abbiamo chiesto al rapitore una foto di Buddy accanto a un giornale di domani, per essere sicuri che stia bene. Vedrai che il tuo ometto si è fatto forza, ne sono certo. Perché non andiamo a mangiare qualcosa? Devi sostenerti. Sì, hai ragione. C'è un posto a fonte. Buddy e io ci andiamo sempre. Lui adora il pollo con il purè di patate. Credo abbia preso dalla mamma. Come vorrei che fosse qui.
Quando faceva la chemioterapia, l'unica cosa che riusciva a mangiare era il purè di patate. L'ultimo anno di liceo, ricordo che tornavo a casa dalla mamma, le preparavo le di patate e la guardavo consumarsi. Avrei dovuto essere lì con voi. Sono stato un pessimo padre. Mi dispiace. Ma che bravo! Sei davvero incredibile. Tu sei sparito in quegli anni così difficili per noi e pretendi di risolvere tutto con un mi dispiace. Quando sarà finito, sparirò dalla tua vita. Allora non hai capito. Non hai mai fatto parte della mia vita. Ma adesso ci sono. E tu ora hai bisogno di me. Certo, si tratterà solo di denaro, ma almeno in questo posso aiutarti. I soldi non mi mancano. Magari questa occasione potrebbe servire a farci riavvicinare. Non lo so. Io so soltanto che ho bisogno di sfogarmi un po', d'accordo? Che bel cane. Bene. Ora metti della colla qui. È questo che fai per vivere? Perché ne ho viste alcune in città. Coraggio. Bene. Ora mettiamo una tegola alla volta. La vita qui deve essere piuttosto noiosa. Guarda, là dentro ci vive un orso. Io non vedo nessun orso. Adesso è in letargo. Ma se lo svegliamo, si arrabbia e ci inseguirà. E avrà molta fame. Ah. Vedi sotto quell'albero? Ci ha dormito un cervo. Mettici la mano. Che cosa senti? È ancora caldo. Secondo te che significa? Che si è appena alzato. Bravo. E se facciamo piano, potrebbe anche tornare. Tu ce l'hai un papà? Beh, ce l'avevo. L'ho avuto anch'io. Per quasi un giorno. Hai una bella mamma? È fantastica. È molto divertente. Però si schifa facilmente. Di che cosa si schifa? Grossi sputi verdi e intestini viscidi. Carne di scimmia putrida. Zampette di uccellini esotici. E il cucchiaio non ce l'ho. Esatto. Grossi sputi verdi e intestini viscidi. Carne di scimmia putrida e zampette di uccellini esotici. E il cucchiaio non ce l'ho. Credi che questa gli andrebbe bene? Dai, mettigliela. E dove l'hai trovata? Ah, è di tanto tempo fa. Te la faceva mettere la tua mamma? No, me la faceva mettere il mio capo. Oh mio Dio, scommetto che lo odiavi il tuo capo. Sì, odiavo il mio capo. E anche parecchio. Per questo ti sei trasferito quassù. Mi sono trasferito qui perché la mia famiglia amava queste montagne. Ehi! Ha smesso di nevicare. Allora posso tornare a casa. Sono le ultime notizie. Sappiamo che il rapitore ha fatto un'ulteriore richiesta di $500,000. Pagheranno anche questi? La vita di Buddy è in pericolo. Ma siamo sicuri che sia ancora vivo?
Ma non potete andare. Va un po' meglio. Sì, non preoccuparti. Il tempo è migliorato, è l'occasione che stavamo aspettando. Che significa? Beh, deve scattare la foto a Buddy e farcela avere. Se farà la sua mossa, la farà adesso. Noi siamo sicuri che si trovi nel bosco. Gli elicotteri sono già in perlustrazione. Allora ti porto a casa, va bene? Quando attraversiamo il bosco, dobbiamo fare piano. Come un cervo, così non ci sentirà nessuno. Signore, è sempre questo bottone. Mi può aiutare? Ciao, papà! Ci vediamo! Torna presto, capito, papà? Ehi, papà! A dopo! Torna presto! Porta la fortuna. Grazie mille, signore. Hanno avvistato qualcuno nel bosco. Gli alberi sono troppo fitti per un elicottero. Ma lo hanno visto. Hanno visto Buddy. Noi sappiamo che il bambino è là. Manderemo una squadra in perlustrazione. Senza le strade nel quadrante sud-orientale, avremo bisogno di Bars che ci guardi. Lo chiamo subito. Va bene. Signore. Signore. Aiuto. Coraggio. Stai andando benissimo. Sono stanco. Dobbiamo andare avanti. Non ce la faccio. Niente. Tu resta qui. Non ti muovere. Thank you.
Segui le tracce, Wolf. Andate a battere quella zona. Sulle montagne, ma una volta che la tormenta si è placata, gli eventi sono precipitati rapidamente. La polizia e gli agenti dell'FBI hanno perquisito la capanna di un eremita che è in una piccola radura tra le montagne. 6 anni fa l'eremita, che si chiama Steven Moore, era stato sospettato della morte di sua moglie e di suo figlio, avvenuta a causa di un incendio che distrusse la loro casa. Una volta rilasciato è tornato alle sue montagne e ha costruito una capanna accanto alla casa distrutta. Tuttora vive lì con il suo cane, raramente si fa vedere tra la gente. Oggi la capanna era completamente deserta. Mentre la polizia e l'FBI stavano perquisendo la capanna in cerca di prove, altri agenti hanno fatto un'incredibile scoperta a poche miglia di distanza. I rapporti sono frammentari. Abbiamo saputo che Buddy Allen è stato tenuto prigioniero in un cilindro metallico nascosto in una buca scavata nella collina. Quell'uomo che vive nei boschi, che ha ucciso sua moglie e suo figlio, lo ha preso lui, il mio Buddy? Lo so. Siamo sulle sue tracce. E quando prenderemo quel maledetto bastardo, stai tranquillo. No, c'è qualcosa che non quadra. Tutto questo non ha senso. Che cosa vuol dire? Riflettete, il maggior sospettato vive da solo nella foresta. Non ha mai contatti con altre persone, se non casualmente. Quell'individuo ha sterminato la sua famiglia. No, è stato sospettato, non condannato e neanche accusato. No, non ci posso credere. L'FBI ha interrogato anche noi due a proposito di Buddy. Non è la stessa cosa. Eravamo sospettati. Questo non significa che... Quell'uomo è molto strano. Va bene, è un uomo strano. Però non ha una macchina. Cosa c'entra col rapimento? Secondo te ha fatto l'autostop per spedire le lettere del riscatto?
Esattamente per questo nessuno sospetterebbe di lui. Abbiamo una segnalazione precisa riguardo quell'uomo con il ragazzo e lei mi viene a dire che... Peter, qui i pezzi non collimano. Senta, signor Allian, ho portato dentro io quell'uomo dopo che è successa la tragedia e le posso garantire che è lui il colpevole. E che mi dici del pupazzo di neve? Al telegiornale l'abbiamo appena visto, hanno mostrato un pupazzo di neve davanti alla sua capanna. I rapitori non fanno pupazzi di neve, i bambini sì. Fantastico, adesso sei anche un esperto di bambini, eh? Da dove ti viene tanta esperienza? Certamente non per essere stato con Buddy e me. Sam. È lui il nostro uomo, è chiaro? Lui ha preso Buddy e tu te ne stai qui a fare il Perry Mason. E io non faccio altro che esaminare i fatti. Ma non lo capisci? È per questo che non ci parliamo da oltre 10 anni, perché bisogna fare sempre ogni cosa a modo tuo. Sam, io stavo soltanto prendendo in considerazione un'altra ipotesi. Tu proprio non riesci a capire, vero? Si tratta del mio bambino. Del mio bambino. Avrei dovuto proteggerlo. Adesso chissà dov'è, la colpa è solo mia. Abbiamo una traccia e tu stai cercando di dire alla polizia che è l'uomo sbagliato. Non volevo addolorarti. Visto suo figlio vivo, ho bisogno del suo aiuto. Mi occorre il suo aiuto. Adesso la lascio andare. La prego, non gridi, d'accordo? Mi dica dov'è? Dov'è Buddy? Sta bene? Dov'è? Non farei mai del male a suo figlio. Perché non si è fermato di fronte all'elicottero della polizia? Perché non mi fido di loro. So solo che c'era quella buca e che l'uomo che aveva nascosto suo figlio sarebbe tornato. No, non c'è. Mi ha sparato. Sì. La polizia le ha sparato perché lei ha rapito mio figlio. Il padre di suo figlio se n'è andato un'ora dopo la nascita del bambino. Ma Buddy ha detto che non gliene importa niente perché ha una mamma come lei. Suo figlio ti fa per gli Atlanta Brave e non vuole mettere l'apparecchio. Sam? Sei là fuori? Adoro una canzone che lei odia. Grossi sputi verdi e intestini viscidi. Carne di scimmia putrida. Eh? Ma se lei è innocente, perché non si costituisce? Se mi costituisco, lei non vedrà mai più suo figlio vivo. Sul tappo del tubo dell'aria c'era della stoffa, lo sa cosa significa? Il poliziotto voleva che non gli arrivasse più l'aria. Non voleva più rivedere suo figlio vivo. Quale poliziotto? Non capisco. Sam! Sam! Cos'è questo sangue? Solo un minuto. Che ci fai lì al freddo? Ho portato fuori l'immondizia. Solo un minuto. Vieni dentro. Sì, arrivo subito. Cosa ti sei fatto? Un vetro rotto. Devi disinfettarti. Stai bene? Io voglio vedere dove teneva nascosto Buddy. Voglio vedere quella buca. Subito. Va bene.
Guardi un po' qui. Il rapitore vuole la consegna dei 500.000 dollari domani mattina alle 8. Bene, ci sarò anch'io. Voglio vedere quella buca. Sam. Che cosa accadrebbe se si mettesse questo tappo? Moriresti. Che cosa ha provato quando ha visto il nascondiglio di Barry? Lasciatela in pace. Sam, indietro. Non ha mai visto l'eremita? Signore, lui è piuttosto favore. Conosciuto. Indietro, indietro. Ma vogliamo fare solo qualche fotografia. Ci dispiace, non potete passare. Sam, cosa c'è? Cos'è successo? Avevi ragione, non è l'uomo dei boschi. Cosa? È Peter. La Graham lo sa. Non ci crederebbe mai, è un poliziotto. Se dovessero indagare e scoprire quello che sappiamo, potremmo perdere Buddy per sempre. Anche se non dovessi fare più nulla per me per il resto della vita, ho bisogno che tu faccia una cosa adesso. Ti prego, fidati di me. Fammi da copertura. Ma dove vai? Sono le 3 del mattino. Se riesco a trovare l'eremita, forse troverò anche Buddy. Lo so che è qui, da qualche parte. Aveva ragione. È il poliziotto. Non me ne vado prima di aver parlato con lei. La prego. So che cosa significa perdere un figlio. L'ultima volta che ho visto Buddy è stato nel bagagliaio di un auto blu. Ce l'ha messo Barnes. Ma quando Peter è venuto a casa mia, aveva l'auto di pattuglia della polizia. Ha cambiato macchina. Voglio andare subito a casa di Barnes. Credo mi si sia aperta di nuovo la ferita. Sento che sta sanguinando. Ho bisogno del suo aiuto. Ma io non posso farlo. La prego. Tiri e basta. Così. Yeah.
ce l'ho fatta male. Va tutto bene. Continui. Ogni volta che curo i tagli e i graffi di Buddy, gli faccio sempre milioni di domande per tenergli la mente occupata. Chiedo. Sua moglie, come si chiama? Naomi. Quanto siete stati sposati? Non abbastanza a lungo. Deve essere stato terribile venire giù in città ed essere guardato dalla gente in modo strano. Come fa a vivere così? Vivere è difficile. Grazie. Buddy stava bene con lei, voglio dire. Si è preso cura di mio figlio, vero? Come fosse stato mio. Adesso sei in salvo. Dov'è la mamma? Facciamo così, io ti porto da lei. D'accordo? Sì. Ma devo portare quest'auto alla centrale come prova. Tanto vale farlo subito. D'accordo? Okay. Allora, coraggio, salta su. Che cosa facciamo se quando arriviamo Buddy non c'è? Continuiamo a cercare. Potrebbe averlo portato ovunque. Cosa sa di questo Barnes? Non quanto avrei dovuto. Purtroppo. So che è cresciuto qui. Non ha viaggiato molto. Suo padre lavorava in miniera. Conosce molto bene questi boschi. Anche Wolf Eyre. Vero. Avrei dovuto pensarci prima. Sono andata a letto con l'uomo che voleva uccidere mio figlio. È qui. È qui che dovremmo essere. Dove? Alla miniera. Sono sicuramente lì. Coraggio, andiamo. Va bene. Vieni, Wolf. Ho trovato queste nell'auto di pattuglia. Potrebbero servirci. Avevo un gran bisogno di qualcuno che mi abbracciasse. Se non fosse stato per me, Buddy ora starebbe a casa tranquillo. Il pomeriggio in cui la mia casa ha preso fuoco, ho visto mio figlio che dalla finestra urlava: papà, papà, ti prego, salva. Io ci ho provato, ma l'ho perduto. E l'ho deluso. Ho deluso il mio Gesù. Maledizione! Lassù. E insieme alla squadra di ricerca. Sono preoccupato per il mio amico. È ferito gravemente. Dobbiamo aiutarlo. Sì. Lo faremo dopo che ci saremo occupati di te. Mentre scendevamo dalla montagna c'è stato uno sparo e lui è caduto. È lì che il rapitore mi ha ripreso.
Dobbiamo tornare lassù. In questo momento non possiamo andare da nessuna parte. Ora ti dispiacerebbe prendermi la torcia elettrica nel cruscotto? Forza, dai. Ho trovato la torcia. Vieni qui! Sta ferma! Dove stai? Stavi a sentire. Ascoltami. Cercherò di essere chiaro. Ho passato tutta la mia vita desiderando di andarmene da qui. Ora finalmente potrò farlo molto presto. Devi soltanto comportarti bene e fare esattamente ciò che ti dico. Scendi, coraggio! Ci sono novità? Sì, la novità è che tra 5 minuti consegneremo il denaro e sua figlia non è qui. Sì, va bene. Signor Allan, dov'è? Non lo so. Avvertiteci quando siete pronti. Io penso di sì. Potrebbe servire. Non ti muovere. Io provo ad entrare da là. Aiutarmi, batti. Ma... Se ti lascio andare, se mi dai una mano a uscire di qui. No, perché non ti credo. Aiuto! Batti! Batti! Signore! Signore, è proprio lei! Forza, Buddy! Corri! Buddy! No! Avrei dovuto farlo molti anni fa. Liberarti dalle tue sofferenze. Signore, aiuto! Muoviti! Pronto? Qualcuno mi sente? Sono Samantha Allian. La mamma di Buddy. Mi trovo alla miniera. C'è stato uno spato. C'è stato uno sbarramento. Accendi gli altoparlanti. Credo che Buddy e l'eredità siano lì dentro. Sono alla miniera. Mandate gli elicotteri. Vengo con lei. Lei lo sapeva, è vero. Dovrebbe imparare a fidarsi degli altri. Sono alla miniera. Prego, aiutatemi. Dov'è la miniera? A pochi minuti da qui. Buddy! Buddy! Riesci a sentirmi? Buddy! Buddy!
Ok, puoi atterrare. Riesci a sentirmi, Barnes? Conosco ogni centimetro quadrato di queste miniere. Ascolta ogni passo che farai. Io sarò con te. Resta lì. Riesci ancora a sentire le grida di tuo figlio? Aiuto! Ti prego! È qui! Il tuo bambino è qui con me! Papà! Vieni qui, vieni a prenderlo! Signore! Coraggio, vieni a prenderlo! Aiuto! Signore! Signore, non lo faccia! Non lo faccia! Fermate questo cane! No! Wolf! No! Mamma! Buddy! Sto bene, mamma. Tu fa attenzione. Non ti preoccupare. Non sai quanta voglia avrei di farlo. Va tutto bene. Pensiamo noi a lui. Non ho perso anche te, vero? No, non mi ha perso. Thank you.
venuto a salutarvi. Avrai in lui un grande amico. Sì. Credi che senta la sua mancanza? Sì. Sono sicuro che la senta. La sentiamo tutti. Io penso spesso a lui. Sì. Beh, puoi ringraziarlo occupandoti del suo cane. Avrà bisogno di molte cure e di tanto affetto. E anche di... cibo. Di cibo, certo. Io stavo andando a preparare la cena. Vuoi unirti a noi? Che cosa si mangia? Purè di patate. Con il pollo? Con il pollo. Purè di patate con il pollo. Il mio piatto preferito, sai, Buddy? Sì, ce l'è anche per te. Thank you.